Datemi indicazione, la scaletta, chiedo scusa. Ok, allora è lei la se ripresenti tu meglio, lei o la signora, grazie. Adesso quello che si parlano, consigliati le donne, le ogni, come comincio di le ogni. Ok, grazie, è lei. Ok, 亲爱的朋友们, 各位嘉宾, 女士们, 先生们, 大家现在好? Signori, signore, amici, un saluto a tutti. 今天是中华人民共和国成立70周年大庆的日子，在这个大喜的日子里，我们受我们的主办方的邀请，来到罗马参加今天的一带一路。 Oggi è il 70° anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese ed è veramente un onore essere qui invitati dal Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale, la Nuova Via della Seta. E ovviamente anche io non posso che dire di essere onorata e veramente contenta di essere qui e partecipare all'incontro e tenere anche un discorso. 从我们记事的开始，就有中国就有这样的一句话，叫“条条大路通罗马”。 Ci tenevo appunto anch'io a dire che c'è un modo di dire in Cina, ma credo anche in tutto il mondo, e cioè che tutte le strade portano a Roma. 那么今天的罗马又是我们“一带一路”的终点站。 E quindi Roma sarà uno dei capolinea di questa nuova Via della Seta. 在9月22号的时候，我们在“一带一路”的起点西安，为我们今天的“一带一路”的论坛做了一个特别的启动仪式。E noi appunto il 22 eravamo appunto a Xi'an, che è uno era il, la vecchia città da cui cominciava la vecchia Via della Seta. 在这个启动仪式上，我们就告诉大家，10月1号的时候，我们将跨越万里来到罗马，来到我们的“一带一路”的终点，开启我们的“一带一路”国际文化经贸合作论坛。Quando parlo del 22 mi riferivo al 22 marzo, che appunto quando c'è stata la firma del memorandum, e io già sapevo che il primo ottobre la firma sarebbe andata a buon fine e quindi il primo ottobre avrei festeggiato il 70° anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese in quella che sarebbe diventata una delle città più importanti di questo progetto, Roma. Oggi我们跨越万里来到了罗马，因为我们的到来，因为我们在座的所有的嘉宾的到来，使得我们长安与罗马在2000年后，在这里，在此时，我们再次相遇。 E siamo veramente tutti molto contenti di essere qui a Roma, oltre che per partecipare a questo evento, per assaporare un po' e goderci questa città che è nata più di 2000 anni fa. 按照欧盟的标准，意大利的企业 99%是中小企业。 In accordo a quelli che sono dei dati dell'Unione Europea, posso dire che il 99% delle imprese italiane appartengono alla categoria delle piccole e medie imprese. E quindi l'Italia è, come possiamo dire, la patria proprio delle piccole e medie imprese. L'Italia在时尚设计, 科技创新,
节能科技、环保、医疗卫生等领域已经形成了独特的优势。E l'Italia è considerata già eccellenza per quanto riguarda appunto alcuni settori, tra cui appunto il design, la moda, ma anche la scienza. 而中国目前有中小微企业7,300万家。E anche comunque anche in Cina sono presenti queste piccole e medie imprese che hanno diciamo rapporti con più di 3.000 piccole e medie imprese italiane. 那么中国中小微企业也正在处在快速的发展、正在壮大的产品提升和档次以及品牌的知名度的发展过程中。E queste piccole e medie imprese cinesi appunto sperano di svilupparsi e di crescere grazie anche ai rapporti con le piccole e medie imprese italiane. 所以中印两国中小微企业发展的合作前景广阔，合作潜力巨大。E quindi mi auguro che tra i due paesi possano nascere vari accordi che porteranno appunto in futuro a uno sviluppo in comune tra questi due settori, cioè delle piccole e medie imprese sia italiane che cinesi. 天下安道就是集教育、品牌与企业五大意识落地为一体的教育集团。E appunto quando parlo di questo mi riferisco sì, sia alla moda, al design, ma anche ad esempio all'istruzione e ad altri settori. 2018年天下安道就带着凝聚于中华优秀传统文化的觉知文化以及将企业从无到有化腐朽为传奇的安道模式走进了中小微企业。E questo è stato da quando appunto mi occupo di rappresentare la Camera di Commercio della provincia del Liaoning, quindi dal 2008, e già sono stati molti i progressi di queste piccole e medie imprese cinesi. 天下安道致力于与全球的有志之士共同研究、探讨中小微企业的发展轨迹。E in un mondo sempre più globalizzato non possiamo tirarci indietro appunto da questa crescita e da questo sviluppo comune。并将企业的成功轨迹用于全球的中小微企业当中。E che appunto, ma anche il processo di globalizzazione può dare una mano alle piccole e medie imprese per crescere e per espandersi. 那么我们相信天下安道与我们意大利的中小微企业的合作具有着广泛的前景。Crediamo quindi che possa veramente darci tanto questi nuovi accordi che firmeremo con le piccole e medie imprese italiane. 那么最后祝愿本次一带一路国际文化经贸合作论坛圆满成功。谢谢大家。Quindi auguro tutto il meglio a questo forum e al futuro appunto del Consiglio per la cooperazione economica e culturale nella Nuova Via della Seta. Grazie. Tanto adesso falei un po' di vedere il video tra nuovi e tra seta. Senza il momento io posso che Lucia faccia. Ok.
2000多年前，亚欧大陆上勤劳而勇敢的人民，探索并开启了丝绸之路。21世纪和平经济人时代，在和而不同的精神理念下，我们发展、合作、互惠互利，我们坚持开放与包容、相互学习与理解，将丝绸之路薪火相传，这份历史留给我们的丰厚遗产。 通过人类文明分享于全世界，这便是一带一路。由瑞士中国文化基金会“一带一路”国际文化经贸合作论坛理事会共同发起的一带一路国际文化经贸合作论坛，旨在以“一带一路”建设为抓手，通过论坛等方式建立各国人民之间的友谊。 促进中外文化交流与经济贸易等方面合作，研讨文化融合、经济贸易合作的轨迹与模式，进行全球人才开发，推动全球经济与文化发展，着眼于古老中国智慧与现代世界文明的结合，通过“一带一路”国际文化经贸合作论坛的大平台，传播中华优秀传统文化，共享世界先进文明。 共创人类美好未来。第一届“一带一路”国际文化经贸合作论坛于2019年7月在日本拉开序幕。日本东京皇居、东京大学、冲喜商事株式会社、番口、京瓷、丸酒小山园、上林三入等地都留下了“一带一路”国际文化经贸合作论坛的足迹。 中华优秀传统文化在日应用成果给我们带来的启示，成为此次论坛的重要成果。中本老先生的家训“积善之家必有余庆”传承150年经久不衰，稻盛和夫的动机至善了无私心，让我们深刻感受中华优秀传统文化应用起来的力量。 第二届“一带一路”国际文化经贸合作论坛将于2019年10月在罗马、瑞士、梵蒂冈法国四国隆重举行。论坛由开幕式、合作论坛、中意法治夜晚会三部分组成。出席会议的各委员会成员、驻外使节、企业代表等将就经贸国际合作经验、文化产业国际合作经验。 中国文化发展历程等作出分享与交流，带着中华优秀传统文化看欧洲的发展，也必将为沿线国家和地区送上东方智慧。全民智慧，全球相用，全球智慧，全民相用。人类文明从大山文明经历了大河文明。 大江文明，大海文明，终将会走进大禹文明。世界时空相续，人类繁衍生息，万事万物的发展都由宇宙运行的规律。一带一路国际文化经贸合作论坛将与您携手，遵从宇宙运行规律，探索万事成功轨迹，向着构建人类命运共同体的宏伟目标。 向着让天更蓝、山更绿、水更清、人更好的光明未来阔步前行。La nuova via della seta è un bellissimo viaggio, intraprendiamolo ancor più. E oggi è un altro viaggio ancora che riprende e che ricomincia, quindi complimenti a tutti voi e che sia appunto sempre più lungo questo viaggio. E adesso invitiamo un altro nostro relatore che è il dottor Antonio Franceschini, che è responsabile nazionale dell'internazionalizzazione della CNA e direttore nazionale di Feder Moda. Grazie e benvenuto. Oh. 时尚副总负责人讲话，他就是专门主管意大利中小企业跟国际的就时尚方面的总的负责人。Grazie,
Grazie all'Associazione, il Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale, la Nuova Via della Seta, per l'invito. Grazie ovviamente agli amici e colleghi di Teramo, al Presidente della Camera di Commercio, il Presidente della CNA di Teramo, per il coinvolgimento di CNA nazionale. Ovviamente un grande piacere per noi come Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa essere qui quest'oggi, celebrare con voi il 70° anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Abbiamo avuto, grazie al fuso orario, la possibilità, svegliandoci stamattina, di vedere le celebrazioni nel vostro paese svolte tramite la televisione, il presidente Xi Jinping, la parata, e quindi continuare con voi qui oggi, appunto, rinnovo questa soddisfazione e condivisione per una tappa molto importante nella storia del mondo. Ah. 我非常荣幸在这里特色的一个日子代表意大利手工业中小企业的联合会，然后因为视察，我今天赶起床就是开那个电脑就可以看你们在北京中国的70周年的庆典，真的非常感动啊。 Alcuni numeri per meglio far comprendere voi la CNA. CNA nasce nel 1946, associa oltre 670.000 imprenditori, è presente in tutte le regioni d'Italia, in oltre 100, nelle 100 province italiane, e da una rete sul territorio nazionale di circa 1000 uffici. 我现在告诉你们一些数字，什么数字？就是CNA，就是意大利手工业中小企业的联合会。就是什么时候出生？是1946年出生，然后现在有 6000多企业家参加我们的联合会，他在意大利的所有各省都有一个办公室，一共有在意大利的整个国家1000多办公室。 Abbiamo poi un'organizzazione interna che ci vede raggruppare le imprese per unioni settoriali che vanno dal settore della moda, alla meccanica, all'arredo, l'artigianato artistico, quello dei servizi, quindi tutte quelle che sono le attività produttive e di servizio per il sistema economico, e anche 5 raggruppamenti di interesse che vedono in maniera trasversale la Confederazione impegnata sui settori del turismo, del cinema, dell'audiovisivo, dei giovani imprenditori, delle donne imprenditrici e delle professioni. 我们的机构，我能说很复杂，因为就是为什么很复杂，因为按照各种各样的那个方面，各种各样的那个领域，有不同的办公室和不同的那个联合会。 CNA associa in Italia anche imprenditori che hanno origine da altri paesi, e in quest'ottica mi piace segnalare che nella compagine degli associati CNA ci sono circa 800 imprenditori di origine cinese della Repubblica Popolare Cinese che risiedono in Italia, hanno avviato l'impresa e hanno scelto la nostra associazione come elemento di rappresentanza e di servizi. 我要说这个意大利手工业中小企业联合会，还有其他国家的企业家参加我们的联合会，所以我也要强调，我们现在我们联合会有800个中国的企业家选择我们。
Chi mi ha preceduto ha fatto riferimento all'importanza delle piccole e medie imprese, quindi per noi credo che sarà sicuramente interessante, anche grazie all'apporto di quanto già sviluppato a Teramo, proseguire in una collaborazione. Il titolo giustamente parla di interscambi culturali ed economici. Credo che per quella esperienza che già CNA ha sviluppato e sta sviluppando sul mercato cinese, ma anche per la presenza di operatori cinesi all'interno della propria compagine associativa, sarà sicuramente più facile stabilire delle collaborazioni con anche il sistema di piccole e medie imprese cinesi, quindi sviluppare nel prossimo futuro delle collaborazioni che vadano oltre scambi puramente commerciali, ma in un'ottica, come si dice, win-win, diano la possibilità ad entrambi i paesi, entrambe le realtà economiche di piccole e medie imprese, di meglio conoscere e meglio prosperare nello scenario globale. 刚才发言的辽宁商会的代表，他说那个中小企业很重要，我就是很开心听那个中小企业对你们中国人也很重要，因为就是想说除了那个商务和经济的那个交流，我们也想加强其他，比如说文化，人和人的交流。 Come detto, la Confederazione è impegnata in diversi settori, quindi credo potremo trovare collaborazioni, come anche già stiamo sviluppando, dal settore della moda, ma anche della tecnologia, del turismo, e quindi già dai prossimi giorni credo che con i vostri rappresentanti qui in Italia potremo approfondire questi temi. 所以我就是从今天开始，我希望能开更多、越来越多的合作。 在不同的领域，比如说时尚的、旅行的、服务的等等，所以我就希望今天从今天开始能每一个人能开始那个加强我们中国和意大利的合作。Alcuni analisti hanno messo in evidenza come questo, citando quello che stiamo vivendo come il secolo asiatico. Sicuramente in questo secolo la Cina sta giocando un ruolo da forte protagonista. Noi vogliamo però rimarcare come le relazioni del nostro paese, sicuramente molto per dimensioni più piccole rispetto alla Cina, sono relazioni datate. È già stato citato una volta Matteo Ricci, e credo che a molti di voi, adesso non poterla magari qui riprendere, ma penso che molti di voi avranno in mente anche quell'immagine, quella mappa del planisfero che Matteo Ricci disegnò appunto intorno alla metà del 1500, mettendo al centro dello scenario del planisfero l'Asia e in particolare la Cina. Quindi un personaggio che sicuramente fu preveggente, vide molto prima quale poteva essere l'importanza del popolo e della Cina sullo scenario internazionale. 很多专家说，现在的我们的这个时代是亚洲的世纪，所以如果是亚洲的世纪，我们不免说中国是世界的主人公。如果 除了说中国是世界现在世界的主人公，我有说，我不是我第一个人说，可是很多年前有那个我们已经说李马豆，他是画了一个世界的地图，这个世界的地图到意大利，我们看了几个地图，不是那个欧洲在中间，可是在中间有亚洲有中国，所以我们能说李马豆就是一个索命者。 Bene, sappiamo tutti che la giornata sia impegnativa, quindi ringrazio ancora per l'attenzione e come che a livello nazionale ci mettiamo sicuramente a disposizione per proseguire il confronto e a supportare quanto possibile, se ce ne fosse anche il bisogno, le attività messe in già operativamente dai colleghi di CNA Teramo e dall'associazione qui rappresentata appunto dal Presidente Liu. Grazie ancora.
那我要感谢你们大家，也要感谢中国的朋友、意大利的同事，谢谢你们。 Grazie al dottor Antonio Franceschini, se si ferma qui per ricevere l'attestato e lei ci dice l'amica okay, cinese che... attestato dal vicepresidente della delegazione cinese. Che le consegnerà. Che prego. Okay. Grazie. Grazie mille, dottor Franceschini. Ricordando che la moda e il design italiano sono importantissimi e anche l'ars cinese, insomma, contribuiscono a valorarla ancor più, soprattutto per i tessuti e la creatività italiana, insomma, che si uniscono in questo settore molto importante dell'economia mondiale, Italia-Cina. E grazie, io adesso chiamo la signora Zhu Yuya, che è la presidente del Consiglio della promozione del commercio italo-cinese. 现在我们请我们意大利贸易发展促进会主席朱月华女士，她是我们意大利知名的侨领。 尊敬的刘伟军主席，尊敬的中国的来自中国祖国的亲人们、朋友们，以及在座的女士们、先生们，大家中午好。Gentil Presidente Leo。 Gentili amici italiani e gentili amici che siete appunto venuti qui dalla Cina, vi auguro un buon pomeriggio. Oggi, 70周年华诞之际，向在座的各位致以衷心的祝福。 L'obiettivo appunto di questo incontro è quello di intensificare, è quello di ampliare e concentrarci su quelli che sono gli scambi tra Italia e Cina. Oggi sono molto felice di essere qui. Devo ancora ringraziare appunto il Presidente Leo dell'Associazione Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale della Nuova della Seta per avermi invitato qui e poter parlare in questa splendida aula e a tutti voi. Sono l'Italia中国贸易发展促进会的主席朱玉华，我呢还有一个非常好听的意大利的名字叫Simona。 这个名字呢，伴随我在意大利34年的生活。这个名字用了34年，我自己感到我是中国人，我也是意大利人。Io sono Zhu Yuhua, presidente del Consiglio per la promozione del commercio italo-cinese, ma ho anche un nome italiano che è Simona. Che mi è stato dato appunto 30 anni fa, da quando ho cominciato a vivere in Italia, e quindi posso dire appunto, avendo questo fantastico nome italiano, di essere sì cinese, ma anche italiana. 下面呢，我简单的介绍一下，意大利中国贸易发展促进会。意大利中国贸易发展促进会呢，是成立于 2015年，也就是4年了。意中贸易促进会的发展成员呢，主要是意大利各区域的现任30位会长以及青年企业家为主的这么一个社团。非常荣幸，优秀的刘 Allora, dirò in poche parole quello che è appunto lo sviluppo degli scambi commerciali tra Italia e Cina, partendo da 4 anni fa, quindi dal 2015. Se questi è importante dire che se c'è stato questo sviluppo bisogna ringraziare alcune
eccellenti personalità e una di queste è proprio il signor Leo che è qui presente oggi. E inoltre appunto 4 anni fa siamo stati molto onorati perché nell'evento che abbiamo organizzato ha preso parte anche l'allora ambasciatore cinese in Italia e ci ha augurato appunto il meglio per il futuro. Ma dobbiamo anche appunto ringraziare l'aiuto di 30 appunto italiani che ci hanno dato una mano. E tutti gli anni appunto organizziamo di andare a recarci in Cina per la promozione appunto di quella che è la produzione italiana. E appunto volevo ricordando che il marzo di quest'anno il presidente Xi Jinping è venuto in visita in Italia. Io il mese successivo, il 4 marzo, invece mi sono recata appunto, come dicevo, che andiamo spesso in Cina, precisamente nella provincia del Gansu, che era anche un piccolo tratto dell'antica via della seta, dove appunto ho fatto promozione di quella che è la cultura italiana. In ottica appunto della via della seta, parlando di via della seta, l'Italia e la Cina sono due paesi importantissimi e quindi anche le relazioni, gli scambi commerciali e culturali tra i due paesi, perché? Perché la via della seta iniziava proprio dalla Cina e terminava, uno dei paesi in cui terminava era proprio invece l'Italia.
捐的款项交给了中国驻意大利大使馆的李润宇大使。李润宇大使呢，把中国红十字会的捐款以及我们当地侨胞的捐款，同时捐给了意大利的红十字会。我为我作为一个华人能够为意大利做一点点贡献，我感到骄傲。 Quindi io amo, è vero che amo la Cina, ma amo anche l'Italia. Perché? Perché la Cina è il mio paese d'origine, sono cinese, ma l'Italia è la mia seconda casa. Quindi in qualità di cinese, che però reputa l'Italia come la sua seconda casa, ho voglia di dar qualcosa all'Italia. Anche perché se l'Italia passa un buon momento, anch'io mi sento, sono felice. Se l'Italia attraversa delle difficoltà, anch'io, diciamo, perdo la mia felicità interiore, come è successo alcuni anni fa, quando appunto c'è stato il terremoto dell'Aquila. E quindi posso dire che da cinese darò e ho voglia di dare il mio contributo all'Italia. Quindi 我愿意，我继续为中意两国的文化交流、经贸继续做纽带作用，也一中贸易发展促进会也会在丝绸之路做出我们应有的贡献，做好纽带。 Quindi, come dicevo prima, sono disposta a dare un contributo sia a livello culturale che per quanto riguarda una crescita economica all'Italia e anche a livello commerciale, che poi è quello che si prefigge, uno dei compiti del progetto della Via della Seta. Grazie a tutti. Grazie mille a Zhu Ya, perché è veramente importante che venga anche da una donna imprenditore, insomma, perché le donne cinesi e le donne italiane sono una marcia in più importante per il PIL di tutti e due i paesi. E adesso io presento un altro nostro amico relatore, che è il dottor Maurizio Quarta, che è esperto di sviluppo business internazionale ed è anche un collega dell'Associazione della Stampa Estera di Milano. Grazie e benvenuto. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Volevo esordire con un'osservazione. L'iniziativa One Belt, One Road è sicuramente positiva perché concentra l'attenzione della gente e la focalizza su tante attività da fare, però in realtà è tanti anni che esistono flussi diretti con la Cina, infatti sarebbe più corretto di parlare More Belt, More Roads, nel senso che tanti anni si stanno sviluppando tante attività, quindi questo qui è semplicemente il punto di arrivo di un processo che sta andando avanti a tanto. 我想说这个一带一路除了是一个比较新的项目，那个中国跟全世界的关系是比一带一路多久，就是所以我们要说不是一带一路，可是是多带多路。 Per quanto riguarda i punti di focali, i punti di attenzione per noi, per il discorso di Leo, sono in particolare due. Uno è l'attenzione alle piccole e medie imprese, e due sono i processi di internazionalizzazione, nel senso che noi operiamo già da anni aiutando le piccole e medie imprese italiane, ma anche quelle straniere, poi spieghiamo come, a fare operazioni dirette all'estero, quindi ci concentriamo non tanto sulle operazioni di esportazione molto banalmente, quanto su attività di tipo diretto, quindi creazione di joint venture, acquisizioni o operazioni di questo tipo. 所以我要说我们是针对那个中小企业的发展
还有一个是国际化的，让那个企业国际化，企业的国际化。我们不是那个简单的出口服务啊。 In particolare per quanto riguarda la Cina, noi ormai è 7 anni che abbiamo un partner cinese e lavoriamo in questo modo. Noi aiutiamo le imprese italiane a insediarsi in Cina utilizzando management cinese, quindi manager locali che conoscono bene cultura, lingua, usi, leggi, territorio, eccetera. E facciamo esattamente lo stesso all'inverso. Quindi aiutiamo aziende cinesi, a parte le multinazionali, anche piccole e medie aziende cinesi, soprattutto medie diciamo, che vogliono fare operazioni in Italia, quindi con manager italiani. Questo anche per favorire una migliore e più proficua integrazione tra le due culture, tra due modi diversi completamente di gestire le aziende. Quindi, 我们做事，我们的目的是办那个意大利的企业在中国开一个分公司，还是那个想法，所以在那个办那个国外的公司在意大利开一个分公司。 Con ciò vi ringrazio anche per stare nei tempi che mi sono stati dati e buon lavoro e buona ripresa dei lavori nel pomeriggio. Grazie. Sì, la stessa. 时间很紧了，所以我感谢大家，谢谢你们了。Grazie, rimanga con noi, collega, rimani con noi perché c'è la consegna dell'attestato. Dottor Maurizio Quarta. A te, tanta tale. Leo ci dice chi è l'amica cinese che. La nostra delegazione cinese. Prego. Ti consegna. Un applauso, grazie. Grazie. E io, Leo, volevo cogliere l'occasione per dare dei dati dal Sole 24 Ore, che in Italia ci sono il 92% delle piccole e medie imprese, cioè le imprese italiane sono il 92% sono piccole e medie imprese, e che hanno dato il lavoro addirittura nel 2017 a 15 milioni di persone in Italia, quindi questo è importantissimo, e non solo che hanno un determinato un fenomeno di fatturazione di, questo dati del 2017, di 2.000 miliardi di euro complessivi, quindi è importante perché le piccole e medie imprese costituiscono l'economia italiana, quindi unirsi poi in un percorso serio e costruito anche con le direttive della CNA o comunque delle camere di commercio italiane che sono l'osmosi insomma diretta col territorio è fondamentale per raccontare anche alla Cina insomma che l'Italia ha tanto da fare con le piccole e medie imprese che sono anche le aziende insomma a conduzione familiare, sono anche gli studi professionali, le cosiddette partite IVA che vanno incentivate ancor più perché l'Italia è soprattutto una piccola e grande media impresa, ricordiamocelo questo perché è fondamentale, era importante dare questi dati. Io adesso passo la parola subito all'amica che è qui accanto a me, che è la signora, sei d'accordo, Leo? Okay. Che è la signora Sur Lin Xian, la invitiamo a raggiungere il vuole rimanere qui? Vuole rimanere qui a parlare? Ok, va bene. No, si può accomodare lì, prego. Che è la manager co-sponsors della Tianzia An Do, che è una impresa importante. Grazie. Sempre le politiche femminili che sono importanti, incentiviamole sia in Italia che in Cina, grazie. <笑>尊敬的国际庙委会主席，中国庙会文化研究院院长，释恒顺导师，尊敬的刘主席，尊敬的各位来宾，各位朋友，天下安道的各位企业家董事长们，大家中午好。 Gentile Presidente Leo, gentili amici cinesi, italiani, signori e signore, un buon pomeriggio a tutti. Sono Xu Lin Jianjia e appunto rappresento
E sono anch'io qui per fare un discorso a questo forum importante. E sono molto onorata, o molto onorata appunto di prendere parte a questo evento. Ringrazio appunto il presidente Leo per avermi invitata a questo forum. Perché da rappresentante appunto di questa delegazione che è venuta qui in Italia per instaurare nuove collaborazioni. E quindi un grazie a tutti. C'è anche un modo di dire cinese che hanno già detto i miei colleghi appunto, che sottolinea l'importanza di queste relazioni tra Italia e Cina. Che appunto ricalca l'importanza della cultura, dell'antica cultura cinese. Oggi qui tra appunto la delegazione cinese ci sono esperti che rappresentano alcune eccellenze nella piccola e media impresa cinese, ma anche in ambito culturale. E non riesco appunto a presentarli tutti, ma sono molto affezionato a tutti loro. Alcuni appunto di loro hanno già dato un gran contributo a quelle che sono le relazioni tra le imprese italiane e cinesi. E soprattutto dal punto di vista dell'istruzione e culturale. E inoltre anche dal punto di vista appunto industriale. Anche perché l'istruzione, posso dire che istruzione significa appunto denaro. E appunto sono onorata di partecipare a questo forum. E dare un gran contributo a tutti i miei amici italiani. Peng Shun Dao Shi, Jin Er Shi Nian De Dong Fang Zhi Hui, Jue Zhi Wen Hua, Bao Gui Yan Fa Shi Jian Jing Yan. Dalla mia appunto un'esperienza di 20 anni come promotrice della cultura orientale in Occidente. Zai Zhongguo, Yi Ji Shi Jie Ge Di, Bang Zhu Le Wu Shu De Qi Ye. E ho aiutato appunto in Cina alcune organizzazioni che si occupavano di arti marziali. Cong Wu Dao You. Da appunto. Cong You Dao Xiao. Ok. Quindi sia imprese piccole, grandi, medie. Cong Xiao Dao Qiang Da. E a farle appunto diventare da piccole aziende importantissime e potentissime.
E noi crediamo che appunto avendo dalla nostra questa, questa importante esperienza, possiamo in futuro appunto condividere insieme ai nostri amici italiani questi successi attraverso il progetto La Nuova Via della Seta. E appunto, quindi iniziando appunto dai, da, da questi primi incontri che ci sono stati da un anno a questa parte. Sia a livello di appunto fusione economica e commerciale. Culturale. E appunto anche rapporti umani. Sì, e tra appunto tra, tra questi due diversi popoli. Vorrei appunto invitare tutti, cioè spero che tutti voi presenti qui in questa sala abbiate l'occasione di venire in Cina. Appunto siete i benvenuti in Cina. Auguro il meglio a tutti voi presenti qui in questo forum. Grazie. Grazie mille all'imprenditrice e manager Sur Lin Shenxia. Io adesso invito un ospite autorevole che è stata presidente della provincia dell'Aquila dal 2004 al 2010, parlamentare e senatrice dal 2013 fino ad oggi, l'onorevole Stefania Pezzopane. Un applauso, grazie, perché okay. Rappresenta... 现在呢，我们请那么意大利国会官方代表，那么给我们现在致辞，因为他早晨他来，他那边有事情，他来迟了。本来他是给我们做那开幕式的致辞。哦。Buongiorno a tutti, carissimi amici. Sono felice ed orgogliosa di poter portare a voi il mio cordiale e sincero saluto di benvenuto. 大家早上好，我非常荣幸欢迎你们到这里。 Ringrazio il presidente Lanciotti, saluto tutti gli amici italiani e teramani e abruzzesi, ma soprattutto saluto voi, i cari amici della Via della Seta. 各位特朗普的朋友，各位意大利的朋友，可是特别是各位意大利的朋友，你们中午好。 Sono una parlamentare, deputata della Repubblica, rappresento la maggioranza del governo italiano, saluto con favore l'accordo che il Presidente del Consiglio Conte ha determinato con le autorità cinesi. Lo vedo come uno strumento di grande prospettiva per gli scambi economici, culturali, sociali tra i nostri paesi. 就是我在这里代表意大利的政府，因为我是意大利共和国
的会员。 我就是非常荣幸，就是今年的三月，我们的主理就是在意大利欢迎你们中国的习主席，为了开我们两个国家的合作。 Ringrazio davvero tutti. Io ho avuto la fortuna di svolgere un viaggio istituzionale in Cina qualche anno fa e sono rimasta folgorata non solo dalla bellezza del vostro paese, dalle differenze con il nostro paese, dalle vostre capacità, dall'arte, dalla cultura, dall'ottima cucina. Ma soprattutto sono rimasta colpita dalla velocità dei vostri percorsi, dalla capacità che chiunque io abbia incontrato mi ha dimostrato di vedere degli obiettivi a breve, media e lunga scadenza e poi di raggiungerli. Ricordo le autorità locali che mi raccontavano come avrebbero costruito un palazzo, una scuola, come avrebbero lavorato sui quartieri più difficili di Pechino con delle scadenze precise, con un percorso chiaro. E io allora pensai, andranno molto ma molto avanti, andranno molto ma molto avanti. E così è accaduto e io di questo ne sono felice. Onorevole, chiedo scusa, diamo il tempo alla per tradurre un attimo, grazie. 我今年前很幸运到中国，我就是非常吃惊，因为除了看一个非常美丽的国家，也非常吃惊看那个中国和意大利的那个区别。这个区别在那里？我觉得你们中国现在是很越来越发展的一个国家，因为你有一个目的，你就是得到那个目的。比如说有一些人告诉我怎么创造一栋楼，怎么。 La provincia di Teramo e l'Abruzzo hanno sicuramente molti vantaggi, molti pregi, molte qualità e sicuramente nello special modo in provincia di Teramo c'è un sistema imprenditoriale molto attivo e molto dinamico. Teramo è ora solo una piccola città, ha una molto molto buona azienda. Credo quindi che questo incontro con così tante autorità, imprenditori, forze sociali, possa essere base di produttive attività e scambi economici, culturali, sociali. 所以我就是认为从今天和这种的论坛开始，我们就可以两个国家双方加强我们的经济沟通。 E per quello che potrò, in stretto raccordo con il presidente Lanciotti e con tutto il gruppo di imprese, di aziende e di associazioni che è dentro questo progetto, cercherò di sostenerlo, di ampliarne le prospettive, di favorire fatti concreti, perché credo che entrambi
ne potremmo ricavare importanti vantaggi. 那我会用我自己的力量，让这种的羡慕得到那个成功。 Concludo dicendo che Roma, questa straordinaria e bellissima città, vi accoglie, che l'Abruzzo non vede l'ora di accogliervi, che già c'è una presenza importante vostra in Italia, in Abruzzo, e che la Via della Seta può rafforzare e incrementare questo scambio. E quindi spero proprio di potervi accogliere a casa nostra, in Abruzzo, nei nostri territori, che voi sapete hanno subito anche una tremenda tragedia naturale, che è diventata anche una tragedia economica e una perdita di vite umane. 所以我就是跟你们说欢迎你们到罗马一个那么美丽的城市你们也肯定是欢迎到我们省阿布鲁索省那个在全世界有名是因为几年前的地震那个地震真的是在意大利的那个经济有很大的影响 Ma da ogni tragedia e da ogni disgrazia noi ci rialziamo, rialziamo la testa e guardiamo oltre. E questa occasione di oggi è proprio per guardare oltre e costruire un futuro per la nostra gente che sia un futuro di prospettive. E con voi molte cose possiamo fare. E quindi vi ringrazio per la vostra amicizia, per la vostra presenza e per quello che faremo insieme. No,我就是我刚才说那个地震，可是我认为从那个地震和其他的灾难，我们肯定是如果发现，我们要马上站起来，所以我们要。 Grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie mille all'onorevole Stefania Pezzopane e alla Regione Abruzzo e il presidente della Nuova Via della Seta, Leo Vienziun. Complimenti, da un attestato di ringraziamento all'onorevole. Grazie per essere stata con noi, è importante la sua testimonianza istituzionale. Grazie mille, un applauso ancora per l'onorevole che ci ha raggiunto. Grazie mille. E l'impegno anche delle donne e delle istituzioni sono importanti. E io invito adesso l'imprenditore Si Wu Xinjiang, chiedo scusa se ho sbagliato forse la pronuncia, che presenterà il suo progetto di cooperazione tra Italia e Cina di impresa. Grazie, un applauso. Chiedo scusa, deve avvicinare il microfono, se glielo dite. Grazie mille.
Grazie a tutti di essere qui, e oltre appunto all'anniversario della Repubblica Popolare Cinese, la nuova via della seta, anche volevo sottolineare che l'anno prossimo sarà il 50° anniversario della nascita delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, e presentare con brevi parole quello che faccio io e la nostra associazione. 我们将在明年 5月在罗马的国际会展中心举办意大利中国国际博览会。 这个博览会是我们与意大利东方文化博览会和中国国际经济技术合作促进会、中国国际投资有限公司、辽宁腾新网络科技有限公司合作在罗马举办的。 Allora, è quello di appunto saremo presenti al Festival dell'Oriente di Roma il prossimo 5 maggio a seguito di un accordo con la provincia cinese del Liaoning per appunto rappresentare gli investitori cinesi in Italia. E questa appunto è sicuramente una grande occasione per questi imprenditori. E anche appunto per intensificare i rapporti reciproci tra questi due paesi, sia per quanto riguarda il punto di vista delle relazioni umane, sia per quanto riguarda produzione commerciale, e le grandi firme, i grandi brand, eccetera. L'altro invece progetto è quello di portare un po' d'Italia in Cina, e quindi precisamente nella città di Shenyang, capitale della capoluogo della provincia del Liaoning, appunto. Questo progetto è di Shenyang市与红区政府联手上市公司所倾情打造的项目是以休闲消费为体验，涵盖奢侈品牌和高端餐饮品牌。 E questo progetto appunto ha anche il supporto della municipalità di Shenyang e della provincia del Liaoning, è quello dell'edificazione e la costruzione di una strada pedonale commerciale che ha appunto come tema principale l'Italia, il Made in Italy, i grandi marchi italiani. Questo progetto è un'attività di 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 un'
高端城市界面特色形象是开放型城市的空间。E appunto in questo spazio, nella città di Shenyang, in questa via pedonale, il tema principale sarà appunto, oltre al Made in Italy, design italiano, la bellezza italiana e tutto ciò che produce questo bel paese. Siamo位于沈阳主城区的于洪区，于洪区是中国东北公路交通和铁路交通的枢纽，也是中国国家级生态区。 自然环境良好，有12公里的混合景观带和1600公顷的丁香湖水生系统。 È una strada appunto più di lunga più di appunto un chilometro in una posizione strategica perché Shenyang appunto si trova nel Dongbei nel nord-est della Cina ed è una delle principali città di questa regione. 相信 这样良好的区位必将给本项目带来美好的未来，助力意大利企业进军中国市场，促进中意两国经济文化的交流与合作。 E credo che questo progetto appunto possa portare buoni risultati e essere anche un trampolino di lancio per alcune imprese italiane che vogliono aprirsi alla Cina. 本项目成功以后，我们在家门口就可以享受原汁原味的。 意大利品牌
E quindi appunto speriamo che dopo che, che partirà questo progetto Anshan Yang ci saranno sempre più persone che saranno interessate al Made in Italy e ai brand italiani. 欢迎中意两国的相关人士踊跃参与这个项目的建设. E quindi volevo dare un benvenuto appunto e un augurio di successo a tutti i progetti che riguardano Italia e Cina. 最后祝我们的祖国生日快乐，祝我们本次论坛取得圆满成功，谢谢大家. Grazie. Per concludere auguro tutto il meglio a questi 70 anni della Repubblica Popolare Cinese e ovviamente anche al nostro forum. Grazie a tutti. Grazie all'imprenditore amico Xu Xingyang, che è anche un socio fondatore, insomma, importante della nuova via della seta, quindi grazie mille. Siamo quasi nei tempi, manca un quarto d'ora, ce l'abbiamo fatta, grazie a tutti voi, non è stato semplice. Io adesso invito l'ingegner Maurizio Scarponi a portare un saluto, che è l'editore di una rivista che si chiama Silk Press, di un mega Silk Press, no, Silk Street Press. Senza buongiorno a tutti, io intervengo appunto come rappresentante della testata giornalistica Silk Street Press, che fondamentalmente ha lo scopo di divulgare l'informazione, soprattutto di qualsiasi genere, in particolare culturale, tra l'Italia e la Cina. Quindi è quella presenza che vuole, e già lo fa in realtà, rendere le comunicazioni e la conoscenza, se vogliamo, nel senso più profondo del termine, tra le due culture, perché fondamentalmente se non c'è conoscenza, non c'è un'informazione continua, costante e profonda, fondamentalmente non si va mai avanti. Invece con la conoscenza e con l'informazione questo sarebbe possibile, sarà possibile, perché effettivamente è proprio quello che vogliamo. E quindi come testata giornalistica abbiamo esattamente questo scopo. Ho visto che appunto si cercano scambi culturali, commerciali, di tutti i generi, e va benissimo, ma ogni scambio deve essere supportato necessariamente da una informazione più profonda, più chiara, più limpida possibile, ed è esattamente quello che vogliamo assicurare con questa nostra iniziativa e quindi con l'azione del Sixth Street Press. Questo è esattamente quello che vogliamo. Tra l'altro, scusa, in questa bellissima... Chiedo scusa se interrompe per poter consentire a... il nostro traduttore che ha già Luca di tradurre, grazie. Press de Bianzi, wo zhou shi guan yu wo de ne ge bao shi xiang ran liang ge guo jia de wu xiang liao jie e jia qiang yi dian. Ora questo è possibile in tutti i campi, ovviamente. Anche ho sentito adesso, e ancora c'è una diapositiva in questo senso, su iniziative a livello urbanistico, architettonico, che verranno o sono già in atto in Cina. Ebbene, anche da un punto di vista puramente tecnico, più questa trasmissione di comunicazione è profonda e chiara, e meglio è per tutto, perché effettivamente è l'interesse che noi vogliamo. Questo è 比如说我现在看这个屏幕，可以看这个关于一个公园，就是那个建筑的。 Quindi ringrazio tutti i presenti in questa splendida cornice romana e mi auguro che questa iniziativa e questi contatti, questa comunicazione che noi vogliamo assicurare sia il più possibile ampliata e approfondita.
Grazie a tutti. All'editore Maurizio Scarponi, se si ferma qui perché le consegniamo l'attestato, se lei ci dice chi lo consegna, e soprattutto complimenti perché l'editoria culturale è fondamentale, anche la stampa e il giornalismo culturale è fondamentale per raccontare anche la cultura d'impresa. Grazie. Prego. Io adesso invito l'ultimo relatore, perché siamo perfettamente nei tempi precisissimi, quindi grazie a tutti. Invito la dottoressa Emanuela Scarponi a raggiungerci, che è una collega giornalista, è una studiosa, è una scrittrice, che si è occupata di tanti progetti internazionali. Benvenuta, e favoriamo sempre le donne, celebriamo oggi anche le donne che sono importanti per la cultura tra Italia e Cina. Grazie, benvenuta. Buongiorno, sono Emanuela Scarponi, nasco linguista, sono un'esperta di lingue e civiltà straniere e anche grande viaggiatrice. Mi piace qui ricordare Marco Polo. Siamo qua con la Via della Seta, la Nuova Via della Seta, perché Marco Polo nel 1254 da Venezia prese la nave e andò in cerca di avventure e di nuove scoperte, e come esploratore ci riportò indietro anche gli spaghetti, oltre che la seta. Ciao, sono Emanuela Scarponi. Sono un linguista. 所以我学过了那个外国的语言，我还非常喜欢旅游，所以我喜欢旅游。我们今天在说的那个项目是“一带一路”，我怎么不能说那个马可波罗？因为马可波罗从威尼斯出发到中国，他煮了把那个丝绸带过来，还带过来那个面条。 Siamo un paese di grandi esploratori, in questo momento abbiamo appunto la possibilità in questa sala bellissima che il Senato ci ha offerto e ci ha ospitato di parlare nuovamente di comunicazione e anche un po' di politica estera, come ci dice la senatrice Pezzopane, che ringrazio anche personalmente per essere qui, anche come rappresentante dell'Abruzzo, che è una nostra regione molto vicina. 那我们今天在这里的论坛有机会说那个两个国家的沟通，两个国家的那个交流，然后关于那个经济，关于那个政治，所以我非常荣幸也在这里发言。 Siamo qua in particolare con Silk Street Press, che è questa è parte di questa iniziativa editoriale ma anche culturale che va avanti da circa un anno e che si sta sviluppando grazie alla collaborazione di studiosi e giornalisti, e soprattutto per l'idea di raggruppare nuovamente tutti gli studiosi di orientalistica di questa materia, diciamo, che in questo momento si sta sviluppando dal punto di vista politico. 就是我刚才说的同时，他是 Silk Street Press 的编辑，这个报社是差不多一年前被创造了，被创立的，然后他的那个总编辑，就是他也是 感谢那个中国通，然后亚洲通的那个帮助。 Il nostro compito difficilissimo è quello di mettere insieme politica, cultura, economia e comunicazione soprattutto, di cui io mi sento un esponente scientifico autorevole. 我们不简单的目的是把很多方面，包括文化、经济、政治、沟通。 Quindi vi ringrazio molto per essere tutti qui presenti, così numerosi,
e per portare in Italia i vostri valori culturali. Come si è detto, dalla comunicazione nascono sempre proficue relazioni culturali soprattutto al fine di creare una comunità multietnica anche in Italia. 所以我要感谢你们，因为感谢你们，把让我们了解更好的了解你们中国的有旧的文化。因为有这个文化的沟通，我们就可以建造一个更美好的美妙的世界。谢谢你们。 Grazie. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Emanuela Scarponi, a cui diamo un attestato, lo facciamo consegnare da... Se ci presenti chi è Leo in cinese, la signora, prego. Ah, loro tu le presenti gentilmente. Ecco. Grazie mille e grazie ancora. E volevo anche dire che doveva essere qui con noi, ma è come se lo fosse, e lo ringraziamo vivamente, il presidente della Camera di Commercio di Roma, che è stato anche presidente di Union Camere, che è il dottor Lorenzo Tagliavanti, che non è potuto essere qui con noi. Roma recentemente ha fatto una cosa molto importante anche al Tempio di Adriano, si è riaperta anche a livello nazionale e internazionale con sinergie, perché è la Caput Mundi, ed è fondamentale anche dirlo da qui, che è una città viva e che comunque deve tornare a pulsare grazie alle Camere di Commercio che si uniscono e che si raccontano in percorsi sempre più internazionali. Io ringrazio tutti, ci sono delle comunicazioni tecniche, intanto grazie per la pazienza, ma siamo rientrati nei tempi giusti. Tutti coloro che non hanno ricevuto l'attestato, ma siete tutti benvenuti, perché tutti siamo amici e facciamo parte di questa meravigliosa One Belt, One Road, ma soprattutto della nuova Via della Seta, e quindi coloro che non hanno avuto l'attestato lo riceveranno rivolgendosi ad ogni rappresentante che lo ha invitato, quindi chi è stato invitato dal presidente Leo lo riceverà da Leo, chi è stato invitato dal dottor Riccardo Quacquarelli lo riceverà dal dottor Quacquarelli, o comunque da ciascun relatore. Quindi i lavori si chiudono tra un po', siamo rientrati perfettamente, ringraziamo il Senato della Repubblica Italiana e anche l'onorevole Stefania Pezzopane, la Camera di Commercio della città di Teramo, di Roma, insomma, e tutte le associazioni e le rappresentanze internazionali di questo asse Italia-Cina, Cina-Italia, che è importantissimo. E devo ringraziare anche naturalmente la stampa nuovamente, imprenditori, colleghi che sono venuti da tutte le parti d'Italia, perché c'è anche tanta rappresentanza del sud, e vi rinnovo i saluti della città di Matera, capitale europea della cultura, di cui mi faccio portavoce, della regione Basilicata, del dottor Vito Bardi, che ha invitato anche con il distretto Terre d'Aristeo, la cui vicepresidente Rosa Gentile, che è la presidente della CNA di Basilicata, a invitarvi a venire a Matera per una sinergia importante che avevamo già incominciato a giugno, e anche con le nostre donne chef professioniste nel mondo. Io sarò tra una settimana a New York e saluterò anche il sindaco Bill de Blasio, quindi anche quest'asse, perché no, internazionale di cooperazione può continuare anche attraverso l'impresa femminile, quindi me ne faccio carico con grande onore e piacere. Un'altra comunicazione: se prima che andiamo via rifacciamo tutti noi una foto di saluto per chiudere questa tavola rotonda, e lascio la parola a Leo per le ultime comunicazioni. Tanto, prego. Okay. Oggi è morto, ringrazio tutti i partecipanti per questo importante scambio Italia-Cina. Quindi adesso, quanto prima andare via, il nostro relatore con quelle tre persone importanti di delegazione, facciamo una foto così comunicarsi in Cina. Leo, facciamo fare la traduzione, chiedo scusa. Okay. Un attimo, e lo ringraziamo. Oggi siamo molto contenti di essere qui. 那么我们呢现在走之前，那么我们呢就跟意大利经常的来宾，还有我们中国代表团主要的就领导，那么一起呢大家合影留念。好，归我呢。好，也得三个 comunicati，sveti anno prossimo sono anno 2020 e cultura Italia-Cina. Questo noi adesso proprio sta facendo diverse città gemellaggio. Diversi municipi di Roma, noi come municipi di Xi'an, adesso proprio sta facendo questa importante comunicazione.
Quindi noi adesso faremo tanto okay. Foto. Ok, grazie a tutti di nuovo. E, i lavori si chiudono qui alle 13, riprendono alle 15 per i tavoli tecnici. Grazie di nuovo a tutti e che questa Via della Seta continui sempre di più in nome dell'amicizia e della cooperazione. Grazie.